Ciao, sono Carlo, benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a continuare il discorso fatto con lo slap e gli hammer e le ghost, questo trucchetto, chiamiamolo, per andare più veloce e fare più note. Noi usavamo l'ottava, quindi prendiamo un do come esempio, thumb, hammer on sulla sua ottava, do acuto, e poi due ghost note, una col pollice e una con lo strappato. In questo modo qua riusciamo a raggiungere una velocità maggiore e creare questo interessante effetto. Ok, te lo faccio vedere anche da questa angolazione. Pollice, hammer, pollice, strappato. Gli ultimi due sono ghost. Andiamo a inserirlo in un groove che ho scritto io. Allora, questo è l'esercizio 46 del mio metodo Easy Slap. Siamo quasi verso il fondo, quindi l'easy ormai è passato abbastanza. Siamo abbastanza su riff un po' più complicati, anche se questo, alla fine, se studi bene l'incastro, non è così difficile. Allora, noi abbiamo un quarto, sol, un thumb. La sua ottava, io le suono sempre un po' staccate, mi raccomando, studiale sia lunghe che staccate. Staccato è un po' più nel genere, secondo me. Andiamo a concludere la battuta, il passaggio è praticamente do, re, è come se fosse sol, sol, do, re, e poi ritorna sol. In questo do andiamo a mettere 4/16, appunto, che sono questo incastro dell'hammer più le due ghost. Lo facciamo in do e lo facciamo in re. 1 2, che sarebbero poi il terzo del quarto della battuta, se guardi la scrittura. Proviamo a suonarlo lento. 3 4. Adesso sono andato avanti sulla seconda battuta, però magari rimaniamo un attimo sulla prima battuta, proviamo a suonarlo insieme. 3 4. Quando abbiamo una cosa un po' più difficile, cerchiamo di isolare il movimento, e quindi anziché vederlo spalmato su 4-8 battute o anche già solo 2 come qua, proviamo a vedere solo una battuta per volta e concentrarci su questa cosa. Quando sarà poi fatta ci concentriamo su tutta la seconda e poi le andremo a mettere insieme. Nella seconda battuta, io adesso nel video te lo faccio un po' più veloce, chiaramente per non farti perdere tempo, però tu cerca a casa poi tranquillamente mentre studi di fare tutto in maniera graduale. Seconda battuta, anziché il quarto sol e sol acuto, va a metterlo in ottavo, quindi attenzione che c'è una specie di accelerazione qua. E poi abbiamo questa bella ghost con un si bemolle preso al tasto 3 della corda di sol, per poi ricadere sul sol, questa volta però preso col pollice, quindi pollice sol basso, strappato sol tasto 5 corda re. Poi andiamo col pollice dove abbiamo appena colpito quel in corda re e facciamo una ghost. Guarda come si sposta il mio pollice, da qua a qua. Qua strappiamo in levare di sedicesimo il si bemolle e poi ricadiamo sul sol sul quarto. Poi spostiamo la mano, smanicamento, tasto 10, nota sol, corda di la. Anche qua andiamo a fare il nostro trucchetto dei 4/16. L'ottava adesso l'ho presa con l'anulare, ma puoi prenderla anche col mignolo. Nelle diteggiature ti suggerisco mignolo, ma è uguale. Esercitati in tutti e due i modi e poi scegli quello che fa più per te e per la tua mano. Quindi andiamo a fare solo la seconda battuta. 3 4. Poi ripartiamo e si riparte da capo. Proviamo a farlo tutto lento. 3 4.
e così via. Io ti auguro un buon divertimento, vai a vedere le informazioni su Easy Slap. È un metodo molto graduale, parti da zero, arrivi a livelli secondo me comunque molto alti e soprattutto puoi divertirti, costa poco e spero che possa essere utile. Noi ci vediamo al prossimo video, grazie ancora e alla prossima.